Buongiorno ragazzi, pochi cazzi e benvenuti in questo nuovo video. Faccio il post partita del Napoli perché ho visto la partita, l'ho vista praticamente tutta, cioè non proprio dal ventesimo in poi tutta. Sono arrivato a casa al ventesimo, appena sono arrivato l'ho vista, l'ho accesa e l'ho vista. Mi dicono ci fosse un rigore per il Napoli nei primi 20 minuti. Sinceramente non l'ho visto perché non ero a casa e sto facendo il video subito dopo la partita. Però insomma, se il rigore poi effettivamente ci sarebbe dovuto essere, ci sarebbe dovuto essere, insomma, inutile poi me ne parlate qui sotto del tipo, allora non hai detto, ragazzi, se il rigore c'era, c'era. Mo, non lo so se c'era perché io non l'ho visto, cioè non ho visto i primi 20 minuti, 23, mi ricordo quanto. Per il resto ho visto una gran bella partita, bellissima partita, ribaltamenti di fronte. Allora, scusate, allora io da romanista ovviamente devo dire essere contentissimo per il risultato, sono contentissimo. D'altra parte però ammetto senza troppi problemi che il Napoli avrebbe meritato la vittoria proprio largamente, ragazzi. A parte che hanno giocato veramente molto bene, fra le parate di Consigli, la sfortuna, un palo bellissimo di Insigne che rientra, tira a giro sul palo lontano, palo interno fuori, una traversa di Mertens su punizione, quest'altra anche bellissima. E il Sassuolo praticamente nel secondo tempo ogni affondo che faceva poi andava in rete. Madri, fra l'altro, ha provato a segnare da centrocampo, era proprio Madri, si sentiva proprio un fenomeno, ha provato anche a segnare da centrocampo. Nel finale c'è stata una protesta per tocco di Cannavaro che secondo me, però non vorrei sbagliare, era di testa perché l'hanno fatto rivedere nel post partita immediato, cioè subito dopo. Non è che ho visto il post partita, però dopo le proteste hanno fatto rivedere e sembrava insomma Cannavaro aveva la mano così e poi è stato preso sulla testa e poi si vede che la palla va dritta per dritta. Ora non so se magari da quel mazza e pezza che mi ho dato, se da quel replay non si riusciva bene a capire la dinamica del tocco, forse mi sbaglio io. Insomma, se poi dopo nel post partita successivo, infatti voglio parlare di calcio, infatti ora lo accantoneremo questo. Si dirà che il tocco di mano c'è effettivamente stato, allora senza problemi dirò che c'è effettivamente stato. Quello ho visto io, poi insomma si andrà a riparlarne. Diciamo che il Napoli sinceramente non mi sento di dire spreca una chance, spreca terreno, perché alla fine tutto ciò che il Napoli poteva fare lo ha fatto, cioè ce l'ha messa tutta, ha attaccato a testa bassa. Certo, come vado a dire sempre, ragazzi, il Napoli ha un problema serio. Non me la prendo stavolta con il portiere da solo, che non è che se possiamo prendercela sempre con il portiere, che fra l'altro aveva fatto anche un bel miracolo poi sul 2-1 del Sassuolo, quando il centrocampista, che non mi ricordo, Mazzitelli, ha fatto un gran gol al volo de destro. Bello, 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 però lì ha fatto anche un miracolo Reina, c'è cioè da dirlo, quindi non è che bisogna sempre portarlo a morire. Però, fra l'altro, devo dire che la difesa del Napoli a giugno dovrebbe essere rivista, perché molto spesso, quando poi effettivamente una squadra va a fare un affondo, la difesa del Napoli soffre tanto. Cioè, io lo dico perché sono romanista e vedo anche la difesa della Roma che fa queste cose. Cioè, mentre una difesa più preparata è schierata dietro e non ti permette di superare l'uomo, difese come quella della Roma e quella del Napoli, la Roma si sta un pochino riprendendo. Quest'anno, infatti, abbiamo visto dei gol subiti. L'anno scorso era proprio un disastro. Però anche la Roma ha questi sbandamenti. Cioè, prima si fanno superare e poi cercano di recuperarlo. Non vanno mai ad anticiparlo, non vanno mai. E questo è un rischio importante. A me Koulibaly mi è piaciuto tanto. È l'unico della difesa che mi è piaciuto veramente tanto, Koulibaly, ragazzi, è monumentale. Senza Koulibaly veramente il Napoli perderebbe il 70% della difesa. Comunque, Hamsik un pochino incolore, nel primo tempo anche abbastanza bene, così e così, nel secondo tempo invece è calato drasticamente. Diciamo invece mi è piaciuto tanto Mertens come sempre, buono Insigne. Per il Sassuolo, ragazzi, i tifosi quanto sono stronzi, hanno fatto certi cori, li sentivo da qua dal televisore, certi cori veramente cattivi. No, vabbè, è il calcio alla fine, cioè nel senso non è che hanno insultato i napoletani, gli cantavano tipo vincere del tricolore, gli cantavano con il numero 9 Higuain. E poi gli facevano yamme yamme, ma comunque insomma so cori per ridere, però so proprio stronzi. A parte a me il Sassuolo non è che mi sia molto simpatico a pelle, sinceramente, perché come società proprio ogni volta noi gli diamo i nostri giovani e non riusciamo mai a prendere nessuno dal Sassuolo, quindi mannaggia la puttana, smettiamo di dargli al Sassuolo, preferisco regalarli piuttosto che dargli al Sassuolo. Comunque, a parte questo, niente, ragazzi, io da romanista che sono felice perché comunque il Napoli almeno non ci riprenderà, anche se dovessimo perdere a Pescara, devo dire comunque che oggettivamente il Napoli oggi avrebbe meritato i 3 punti anche largamente. Però è stata una bella partita, apprezzo la bella partita nonostante tutto. E niente, ora vedremo. Comunque faccio anche i complimenti al Sassuolo, nonostante non mi sia molto simpatico, perché ce l'ha messa tutta, nonostante non lotti più per nulla. Ci sono queste società, queste squadre che ce la mettono tutta fino alla fine. Ce ne sono poche purtroppo, perché ormai a gennaio, quando le squadre sono salve, proprio tipo vanno, non lo so, a dormire.
Ci sono queste squadre che ce la mettono tutta contro tutte e quindi faccio i complimenti appunto a queste squadre. Detto questo, ragazzi, fatemi sapere voi che sotto che cosa ne pensate della partita del Napoli. Come sempre vi ringrazio per aver visto questo video, vi ringrazio per la visione. Se vi è piaciuto il video, come sempre lasciate un mi piace. Se invece vi ha fatto cagare un dislike, buon shalalala e ci vediamo come sempre ad un prossimo video.